Filippo Rizzo, associazione, faccio parte, sono presidente dell'associazione PFM, un'associazione che da numerosi anni opera in Sicilia, cerca di organizzare, diciamo, escursioni di vario genere e cerca di inserire il più possibile delle attività esperienziali. Nel caso specifico mi è capitato a inizio anno di partecipare a un seminario a Palermo, nel quale si parlava di turismo esperienziale. Poi c'è stata la possibilità di incontrarsi direttamente con i rappresentanti di Artes, e in quel momento quindi è nata la voglia di far diventare questo turismo esperienziale da un semplice elemento che poteva essere inserito occasionalmente in qualche escursione, ma non strutturato nella giusta maniera, qualcosa di ben strutturato e che potesse quindi essere anche utilizzato per creare delle storie da essere vendute anche all'estero. E così ho cominciato da allora a cercare di sviluppare in maniera più capillare, più attenta delle attività esperienziali. Ne ho individuato una nello specifico che poteva essere interessante e ho ritenuto fosse utile partecipare a un corso per capire come questa storia potesse diventare qualcosa di strutturato e vendibile. Cosa che io non mi sento ancora, non mi sentivo in grado di fare, ancora ovviamente ci devo lavorare, ma sicuramente il corso è stato utile per far diventare questa storia che avevo immaginato qualcosa di più concreto e qualcosa di eventualmente vendibile anche all'estero, possibilmente.